behind and running. Quinto e ultimo giorno per lo IAC 2022, andato in scena con grande successo a Parigi. Una giornata conclusiva ancora con l'Italia protagonista. Questa mattina il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, e il direttore dell'Agenzia Spaziale Tedesca, Walter Pelzer, hanno siglato un accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle missioni iperspettrali per l'osservazione della Terra. La firma ha decretato il gemellaggio tra il satellite italiano Prisma e quello tedesco EnMAP, un'intesa valida fino al 2030, finalizzata alla condivisione di dati, strategie e risultati. L'Italia è presente anche nel programma Eagle One, avviato dal contratto siglato oggi allo IAC tra ESA e SES, tra i maggiori operatori satellitari al mondo. Eagle One sarà il primo satellite di crittografia quantistica e farà da apripista a una rete basata sulle leggi della meccanica quantistica per mantenere al sicuro le informazioni. L'Italia fornirà, tramite la società Sitael, la piattaforma mini satellitare Platino di ASI, su cui sarà imbarcato il payload quantistico. Sitael supporterà SES anche in fase di lancio e messa in orbita di Eagle One. Il valore dello spazio italiano è stato infine riconosciuto con la consegna ad Amalia Ercoli Finzi dell'Hubert Curien Award 2022, prestigioso premio in onore del fisico francese, consegnato dal direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher e ritirato da Michel Lavagna del Politecnico di Milano. In un videomessaggio, Amalia Ercoli Finzi ha ricordato l'importanza della ricerca spaziale, esortando le giovani generazioni, specialmente le ragazze, a credere nelle opportunità offerte dallo spazio. L'edizione 2022 dello IAC si è chiusa quindi con due annunci: la presentazione della mascotte Mimi, un astronauta che rappresenterà l'edizione italiana in programma a Milano nel 2024, e la selezione di Sydney come città ospite per l'edizione del 2025.